L'ipotesi di reato è violenza sessuale di gruppo e minorata difesa. Quattro uomini, tutti di età compresa fra i 30 e i 40 anni, sono indagati dalla Procura di Firenze con l'accusa di aver abusato di una turista canadese di 35 anni. Il fatto che ha scosso l'imprunetta risale a venerdì scorso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna ha cenato in un locale del paese e si sarebbe ubriacata. Durante il pasto avrebbe dato confidenza a due abituali frequentatori, ad un cameriere e al titolare. Proprio questi quattro sarebbero gli autori del fatto, due materialmente, mentre uno avrebbe girato un video e un altro avrebbe osservato la scena. Proprio quelle immagini hanno iniziato a circolare e sono arrivate ai carabinieri che, dopo aver già aiutato la donna alle 3 del mattino mentre non riusciva ad entrare in casa, probabilmente a causa dell'alcol ingerito, hanno ricostruito la vicenda. Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto nel seminterrato del ristorante. La turista ha chiesto aiuto il mattino seguente. È stata portata all'ospedale, dove i sanitari avrebbero attestato la violenza sessuale. Addosso alla donna è stata trovata anche della cocaina, ma è da chiarire se l'avesse con sé o se le sia stata somministrata dagli indagati. La comunità dell'Impruneta è ancora sotto shock per quanto avvenuto e i cittadini, le persone che frequentano il centro del paese fra Firenze e il Chianti non hanno alcuna voglia di parlare di questa situazione. In silenzio anche le forze dell'ordine, che hanno perquisito le abitazioni dei quattro, uno italiano e gli altri stranieri, ma tutti residenti nel Chianti. La loro versione è opposta a quella della donna, ritengono che lei fosse consenziente, ma se le accuse dovessero essere confermate, rischierebbero fino a 14 anni di galera.